ed eccoci appunto, eccoci appunto ridotto a scherano dei fascisti. Su Gentile sono abbastanza intransigenti i comunisti, che ripeto, di solito i filosofi li amano e li rispettano. Come è noto, Gentile è stato ucciso deliberatamente da un gruppo di comunisti dopo che la sua condanna a morte era stata annunciata su Unità Clandestine da Concetto Marchesi. Voglio sperare sia il nome a voi noto, è uno dei due grandi latinisti della prima metà del Novecento, l'altro era Paratore, che invece era fascista. Concetto Marchesi era latinista e comunista, insegnava a Padova ed era un'autorità nell'antifascismo accademico, rispetto alla quale a lui si inchinava anche Bobbio, che insegnava a Padova anche lui in quegli anni, ma era giovane. Concetto Marchesi scrive un articolo su Unità, il senatore Gentile lei ha tradito la sua colpa è stata riconosciuta e il popolo italiano ha già emesso la sentenza, e finisce l'articolo. Poi questo articolo viene riprodotto in volantini clandestini dai comunisti partigiani. E dopo la parola, il popolo italiano ha già emesso la sentenza, chi ha redatto il volantino, per essere chiaro, ci ha messo in morte. Qualche giorno fa. Con Gentile e Togliatti dice hanno ammazzato il bestione filosofico. Perché per loro? Perché per loro, per i nazisti italiani che erano disposti a prendersi tutti, perché credevano di essere capaci di mandare giù tutto, di riciclare tutto. Per loro Gentile era uno che non si pone la questione della mediazione, è un dissenso, la questione della mediazione, cioè con tutta la potenza che vuoi mettere nella filosofia, nella tesi secondo cui il reale e razionale vuol dire diventare, devi dirmi attraverso quale devi essere capace di fare analisi concreta del presente, altrimenti stai proprio tradendo, stai tradendo la parte del proletariato, ma stai tradendo dopo tutto tutta la filosofia moderna, che è quello che ha detto, no, io la impero in me, io la impero in me, cioè da Cartesio in poi non si è fatto altro che dire quello che in modo implicito, quello che dico io oggi in modo esplicito. Il pensare e l'essere sono la stessa cosa.